Mario Turri, La Sicilia ai siciliani, documenti per la storia della lotta antifascista in Sicilia. Questo opuscolo fu stampato da Antonio Caneva nel 1944. 44. Addirittura c'è scritto copyright Mario Turri. Questo Era era, pistola alla di Canepa. diciamo, il libretto per la lotta di liberazione in Sicilia. Dicembre 1942 è la realizzazione dell'opera, e fu poi pubblicato successivamente. Questo è proprio l'opuscolo originale. Vogliamo la Sicilia libera e indipendente. Rileggiamo insieme le immortali pagine del Catechismo siciliano scritto dal nostro grande Michele Amari. Perché i siciliani vogliono essere indipendenti? Perché la ragione e la storia ci insegnano che tali debbono essere e che tali sono stati da molti secoli. Come per legge umana e divina, nessun uomo può legittimamente essere schiavo di un altro, né può mai prosperare qualora lo diventasse. Così nessuna nazione può legittimamente essere serva di un'altra, e se lo fosse, verrebbe avvilita, governata senza giustizia né umanità, aggravata di dazi per l'utile non proprio, ma dei suoi padroni, straziata da leggi fatte a questo medesimo scopo, quindi sarebbe sempre povera, ignorante e disprezzata. La tirannide fascista ha ritardato la resa dei conti. Questo scriveva Antonio Caneva nel 1942. C'è anche lì, c'è anche quel libro, poi il figlio che poi Canepa, e la convivente poi di Canepa, che fu anche per tre volte deportato dal PC. Clelia. Sì, è indicato in questo libro di Michele Papa.